Buonasera e benvenuti a questo secondo appuntamento di Storie dal Novecento, ciclo di conferenze online organizzato dal Museo della Grafica di Pisa insieme con la Fondazione Reghianti di Lucca. Sono solo per il momento perché Alessandro Tosi, con cui ho curato questo ciclo di incontri, ha attualmente dei problemi di connessione. Speriamo appunto che possa entrare quanto prima nel collegamento. Quindi, diciamo, ho l'onore e l'onere di avere il compito di fare questa breve presentazione per introdurre la relatrice che è con noi questa sera, che è Martina Corniati. Martina Corniati ci parlerà degli echi etruschi nell'arte, nel dibattito critico del secondo Novecento in Italia, soffermandosi in particolare sul tema di Carlo Ludovico Reghianti e l'arte etrusca. Martina Corniati è storica dell'arte e curatrice, è professore all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, dove attualmente presiede il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte. Martina Corniati si occupa da tempo proprio dei rapporti fra l'arte antica e quella contemporanea e di recente, nel 2018, ha pubblicato per l'editore Joanne Levy il libro L'ombra lunga degli Etruschi, Echi e suggestioni nell'arte del Novecento, tema che peraltro continua a esplorare, che è oggetto della sua conferenza tenuta all'interno del nostro ciclo. Peraltro, come la stessa Martina Corniati ci dirà, in questa lezione emergeranno anche alcuni elementi ulteriori che sfoceranno in una pubblicazione ormai di imminente uscita. Ma appunto lo lascio dire direttamente alla nostra relatrice che a nome della Fondazione Reghianti, a nome dell'amico e collega Alessandro Tosi del Museo della Grafica, ringrazio molto per la sua generosa disponibilità e per la sua partecipazione al nostro ciclo di incontri, e alla quale lascio volentieri la parola. Grazie. Grazie moltissimo a Paolo Bolpagni, alla Fondazione Raghianti, all'Università di Pisa che ci ospita e al Museo della Grafica di Pisa. Grazie a tutti, io sono molto contenta di essere qui a parlare di un tema che negli ultimi anni continuo a praticare, come è stato ricordato, e che è stato oggetto di questa pubblicazione di Joanne Levy del 2018, una pubblicazione che considero fondamentalmente introduttiva e di ampio respiro, largo raggio sull'influenza, sul mito vero e proprio degli Etruschi nell'arte del Novecento e che vede tutta una serie di personalità, di figure, di presenze critiche, artistiche convergere verso una riscoperta vera e propria degli Etruschi, non soltanto novecentesca, ma che certamente nel Novecento ha alcuni momenti salienti e importanti. Fra queste personalità, e mi permetto di condividere lo schermo a questo punto, spero che voi vediate lo schermo mio in questo momento. E fra queste personalità c'è appunto Carlo Lodovico Ragghianti, il grandissimo critico e storico dell'arte, studioso lucchese, che all'arte etrusca negli anni 50 e 60 dedica moltissime cose, moltissime attenzioni. Intanto tre mostre, che sono fra le più precoci manifestazioni di interesse in Italia nei confronti del mondo etrusco in quanto mondo originale, ne parleremo ancora, è un punto importante. Dedica poi in numerosi articoli alla cultura etrusca sulla rivista Se le Arte, che io ho preso in modo specifico in considerazione in questo contributo, e infine anche uno dei suoi critofilm, in particolare ai sarcofagi e alle urne etrusche di Volterra, il critofilm.
Annuncio che questo contributo di cui oggi appunto citerò alcuni aspetti, alcuni elementi, anticipa la pubblicazione di un saggio più analitico e più ricco a cura per una pubblicazione Antico e Contemporaneo a cura di Cristina Costanzo e Massimo Limoncelli dell'Università di Palermo, che è appunto in corso di pubblicazione, che sarà disponibile nei prossimi mesi. Allora, dicevo che ripercorrere l'itinerario critico di Carlo Lodovico Ragghianti ha una notevole rilevanza per quel che concerne la storia del gusto e della ricezione dell'arte etrusca in Italia, soprattutto fra gli anni 50 e 60. Sono appunto gli anni di Selearte, il periodico che io prendo in considerazione in particolare in questo intervento. Selearte è una rivista straordinaria, è un caso più unico che raro nella cultura italiana, nasce nel 52 come bimestrale di cultura e informazione artistica internazionale, fondata da Ragghianti con il supporto finanziario dell'imprenditore piemontese Adriano Olivetti, con cui Ragghianti condivideva non solo questa intrapresa, ma anche una significativa serie di stanze politiche e morali che nel suo caso coincidevano. È un periodico che continua le pubblicazioni fino al 1966, raggiungendo, dopo la metà degli anni 50, una tiratura straordinaria di oltre 50.000 copie. Quindi, per essere una rivista di cultura divulgativa in italiano, davvero è qualcosa di fantastico. Oggi il periodico è disponibile su supporto digitale, in realtà da tanti anni. La Fondazione Ragghianti l'ha reso disponibile nel 2004 con la cura di Vittorio Fagone. E nei 14 anni della sua esistenza, indubbiamente Selearte rispecchia la vastità degli interessi di Ragghianti, la sua apertura a tutte le sfaccettature del fenomeno estetico e dell'arte, ospita articoli sulle arti primitive, sull'archeologia, sulla scultura, sulla pittura, dei grandi maestri, dal Rinascimento alla contemporaneità, sul Medioevo, sulla teoria estetica, sull'urbanistica, sull'architettura, sul cinema, sulle nuove tecniche, sui nuovi linguaggi. Quindi a 360 gradi il fenomeno estetico è preso in considerazione dalla redazione di Selearte, fatta fondamentalmente da Ragghianti, dalla sua compagna di vita e di lavoro straordinaria Licia Collobi, e dal redattore che in quel momento si trovava presso di loro, cioè Piercarlo Santini. Allora, Selearte si occupa a più riprese del mondo etrusco, a partire dal primo numero della rivista, nel 52, con un titolo eloquente, un fenomeno artistico di vitalità eccezionale, ma va detto che il primo articolo del primo numero di Selearte non nasce per caso, ma nasce in seguito alle due mostre che Ragghianti aveva già organizzato in quegli anni. La prima a Firenze, entrambe. La prima nel 51 presso Palazzo d'Avanzati si era occupata di pittura etrusca, esponendo delle opere straordinarie con il contributo decisivo dell'Istituto Centrale e di Brandi in quel momento, e qui vediamo alcune delle opere che furono esposte in quell'occasione, come la tomba delle vighe di Tarquinia, gli affreschi staccati naturalmente, un altro particolare della stessa tomba, oppure dei frammenti della tomba François, anche furono esposti, e poi degli altri, la ricostruzione della tomba del Triclinio, che compare appunto a Palazzo d'Avanzati. Ora, segnalo che quella del 51 è la prima mostra organizzata in Italia sull'arte etrusca, prima nel secondo dopoguerra, naturalmente, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E in un contesto quindi di vera e propria riscoperta, ma in cui la cultura etrusca in quel momento
non era considerata che un fenomeno secondario rispetto all'arte greca, ma di questo anche avremo un'occasione di parlare fra pochi minuti. La seconda rassegna del 52, la mostra della scultura etrusca, si tiene al Chiostro delle Oblate, sempre a Firenze, nel contesto della strozzina che all'epoca Raghianti dirigeva. Propone moltissime opere, quasi 200, sculture provenienti da numerosi musei italiani e prima autentica ricognizione generale dell'arte etrusca per ben 6 secoli. Sono canopi, c'è l'Hermes di Veio addirittura, pezzi molto diversi anche per epoca e per stile. Entrambe queste mostre hanno grande successo di stampa e di pubblico. Di entrambe fanno richiesta prestigiose istituzioni straniere, con grande contentezza e soddisfazione di Raghianti, ma per entrambe il permesso di esportazione viene negato. La prima mostra di arte etrusca che circolerà nel secondo dopoguerra in tutta Europa sarà quella naturalmente celeberrima del 55 di Massimo Pallottino. Allora, è interessante perché queste mostre questa è la copertina del catalogo della mostra al Chiostro delle Oblate che aveva questo piccolo catalogo, sono ricordate dalla storiografia che si occupa naturalmente di critica e di storia dell'arte e della ricezione dell'arte etrusca in Italia. Però molto spesso il nome di Raghianti scompare dalla responsabilità di queste mostre. In molti casi, purtroppo, compare il nome di Caputo, che era il sovrintendente di Firenze in quel momento, e che naturalmente della cui collaborazione Raghianti si avvale. In modo importante, soprattutto per la seconda mostra. Ma il ruolo di Raghianti è decisivo sia dal punto di vista dell'organizzazione culturale che dal punto di vista del reperimento delle opere, del finanziamento e persino dell'introduzione. C'è un testo di Raghianti nel catalogo di scultura etrusca e c'è naturalmente il primo articolo a cui facevo riferimento in Sele Arte, ed è questo appunto che adesso andiamo a esaminare in maniera più specifica. Raghianti, infatti, in questa circostanza, nel 52, si augura che la mostra possa dare un contributo a ravvivare e approfondire, cito, studi archeologici dal carattere ancora problematico, dati i giudizi che in quel momento pesavano ancora sulla considerazione generale dell'arte etrusca, ritenuta copia di quella greca, nel migliore dei casi, ma spesso anche rozza, rustica, addirittura minata da inferiorità spirituale, come scrive Cederna sull'Europeo il 16 giugno del 52. Caputo, nella sua introduzione al catalogo di questa mostra, è più timido di Raghianti. Caputo è un archeologo, naturalmente, e fa un lavoro archeologico più preciso. Sottolinea in particolare la necessità di delineare un ambiente per valorizzare i canopi, un genere del tutto specifico, privo di parallelo fra i greci, di cui pure l'artista etrusco avverte prestigio e bellezza, pur dimostrandosi talora non all'altezza dei suoi modelli. E anche questo è interessante. È quasi come c'è una necessità di scusarsi, di chiedere scusa della presentazione esclusiva dell'arte etrusca rispetto a un panellenismo che in quel momento è dominante fra gli archeologi, fra i divulgatori e fra i giornalisti. Il tono di Raghianti, invece, è completamente diverso e lo è in modo particolare sulle pagine di Sele Arte, piuttosto che sul catalogo della scultura etrusca. Qui vediamo alcune appunto delle pagine della rivista di cui sto parlando. Cito: dicono che l'arte etrusca, in particolare la scultura etrusca, non siano altro che una continua imitazione dell'arte greca, senza originalità,
Ma è mai possibile che una civiltà originale come quella etrusca, che ha tanti caratteri individuati nella religione, nel sentimento della vita, nella lingua, nelle stesse istituzioni politiche, non abbia durante 6 secoli prodotto un solo artista o una sola opera d'arte? È interessante che qui Raghianti usi un articolo, un aggettivo chiave, molto sintomatico, cioè l'aggettivo originale che attribuisce alla civiltà etrusca e per estensione all'arte etrusca. Crocevia di culture e delle più alte civiltà mediterranee, le terre etrusche dunque non sarebbero un mero ricettacolo di forme e di miti di importazione, ma centro di una produzione artistica riconoscibile nella sua originalità se appena ci si libera dai famosi pregiudizi panellenici così intensamente coltivati dall'archeologia del suo tempo. Ecco che allora l'arte etrusca mostra fenomeni di cultura specialissimi, una relazione propria e non mediata dalla cultura greca con le civiltà orientali, Assira e Fenicia. Il fatto che alcuni tipi di espressioni arrivino addirittura prima delle consimili espressioni greche ed infine esperienze autoctone nuove nel mondo mediterraneo. Si parlava dei canopi, dei vasi, ma anche la tendenza al caratterismo violento, alla libera osservazione del vero, al gusto realistico. Niente, conclude Raghianti, potrebbe essere più diverso dell'arte ellenica, definita con Winckelmann, equilibrio sereno di movimenti in una statica permanente e solenne, mentre invece il mondo etrusco è inquietudine degli atti, mobilità spirituale e fisica degli esseri. Movimento, insomma, contro immobilismo, naturale contro ideale. Non voglio entrare nel merito delle ragioni o dei torti che Raghianti può avere nell'attribuire all'arte etrusca questi caratteri, ma voglio ribadire l'originalità, anzi l'unicità della sua posizione in quel momento nella cultura artistica italiana del tempo e il suo schierarsi in aperta opposizione a voci molto autorevoli, molto referenziate, quasi tutte, che invece attribuiscono appunto all'arte etrusca una sostanziale dipendenza culturale dal mondo greco, perlomeno dal mondo greco. Questo a me pare di decisiva importanza, così come mi pare di decisiva importanza il suo contributo a un rilancio di visibilità, di accessibilità dell'arte etrusca rispetto alla cultura italiana più in generale. Un elemento che va ribadito a questo punto e che colpisce è l'assenza di collaborazione per queste mostre e anche sulle pagine di Sele Arte. Questa assenza colpisce chiunque così si metta a cuor leggero a analizzare questo fenomeno, l'assenza di totale di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Perché colpisce? Beh, Ranuccio Bianchi Bandinelli era un archeologo, era una celebrità perlomeno continentale già a quell'epoca, era una figura famosissima, importante, referenziata, molto autorevole. Ma al di là di questo, Ranuccio Bianchi Bandinelli era stato, insieme a Raghianti, co-direttore di Critica d'Arte, prima della guerra, quindi del periodico importantissimo che a partire dal appunto loro due avevano fondato insieme prima della guerra. Tuttavia va detto, come è stato approfondito in maniera molto, molto referenziata e molto ricca da Pellegrini, che fra Ranuccio Bianchi Bandinelli e Carlo Lodovico Raghianti non sarebbe mai corso buon sangue, nonostante alcune aperture iniziali.
Nonostante una divisione del lavoro che all'inizio del lavoro condiviso per critica d'arte è per tutti accettato e definito, quindi Ranuccio Bianchi Bandinelli per l'archeologia e l'arte antica, Lodovico Ragghianti per l'arte invece moderna e i maestri del Rinascimento, dal Rinascimento in avanti, nonostante un tentativo di intendersi protratto e insistente quasi, le incompatibilità di carattere politico, soprattutto qualche differenza metodologico e anche degli aspetti caratteriali molto molto diversi rendono il dialogo fra i due impossibile sin dagli anni di critica d'arte, che poi, come sappiamo, Ragghianti riprenderà da solo dopo la guerra, dopo però Se le arte è un'avventura. Un'avventura diversa che però appunto non vede mai la collaborazione o nemmeno la presenza di Bianchi Bandinelli. Il problema politico è un problema importante che tocca molto da vicino il dibattito sugli Etruschi in Italia, prima e dopo la guerra. Certamente bisogna ricordare che Ragghianti è stato una figura di antifascista integerrimo, che ha rischiato la vita, ha messo a disposizione tutto, non solo la sua carriera, ma appunto la sua stessa esistenza per combattere il fascismo in Italia, ha partecipato alla liberazione di Firenze, ricordo, e non poteva accettare appunto in questa sua impostazione politica, che è un'impostazione morale, come capitava spesso, soprattutto agli esponenti vicino a lui del Partito d'Azione, dicevo, non poteva tollerare compromessi. Sappiamo che Bianchi Bandinelli, benché l'abbia rinnegato in tanti modi, ne abbia parlato in modo problematico in seguito, tuttavia Bianchi Bandinelli accompagnò Hitler in visita ai monumenti romani nella famosa visita del 7 maggio 1938. E poi è chiaro che una divergenza del genere diventa anche divergenza culturale nel momento in cui si collabora a una rivista che deve fare delle scelte, scelte concrete di articoli, di collaboratori. Ragghianti era un crociano, come tutti sanno, invita Lionello Venturi a collaborare alla rivista nel 1937, Lionello Venturi che non aveva mai firmato fedeltà al regime, quindi non era più in Italia. Il suo necrologio di von Schlosser, il grande storico dell'arte austriaco, amico di Croce, nel 1938 viene censurato dallo stesso Bandinelli, con la complicità dell'editore, che era Federico Gentile, il figlio di Giovanni. E così dicendo. Comunque, è un fatto che Bianchi Bandinelli, nel lavoro sugli Etruschi che Ragghianti fa a partire dal 1951-52, non partecipa, non c'è. Chi c'è è invece Giacomo Caputo, che troviamo qua, che in entrambi i casi offre a Ragghianti il suo sostegno per le prime due mostre e che lo accompagnerà in complicità anche successive, come vedremo. Massimo Pallottino fa parte del comitato scientifico della mostra sulla scultura etrusca, però poi compare poco nella storia della rivista. Adesso vediamo un attimo cosa succede nel 55, però io volevo ricordare anche che Ragghianti, che l'originalità della posizione di Ragghianti in quest'epoca non si delinea soltanto in contrasto con le posizioni degli archeologi, ma anche dei, diciamo così, dei critici nel senso più alto della parola, quale Emilio Cecchi. Emilio Cecchi, il quale nel 52, proprio nel 52, pubblica, dopo lunga elaborazione, un saggio racconto intitolato Cerveteri, che veniva anche da uno studio cinematografico. Cecchi, come Ragghianti, si interessa molto di cinema e diventa uno dei responsabili delle prime produzioni documentaristiche italiane, realizzando fra l'altro un film sugli Etruschi che purtroppo è perduto e si continua a non trovare negli archivi della cinematografia italiana, prima di Ragghianti. Ebbene, cosa scrive Cecchi in Cerveteri nel 1952? Una sola frase.
minor grazia della pittura nativa in confronto alla greca, non manca una certa rustica goffaggine. Quindi ci troviamo su posizioni profondamente diverse. E ancora più diverse sono le posizioni dal più grande critico, che anche Ragghianti conosceva molto molto bene e che aveva collaborato, addirittura era stato co-direttore per un breve periodo di Critica d'Arte, e cioè il celeberrimo Roberto Longhi, il cui sostanziale disprezzo per l'arte etrusca emerge in modo particolare nella recensione fatta alla mostra di Pallottino, alla tappa milanese della mostra di Pallottino nel 1955. Soltanto alcune righe, cito: colori opachi, contorni tramortiti, nei vasi soluzione di comodo, dappertutto una frore di mercanzia corrente, esecutori a bassa o nulla mercede. Mancano persino dei tratti di immaginazione sinceramente popolare, non abbastanza colti per essere almeno manierati, e via dicendo. Siamo nel 55, un anno chiave. Succedono tre cose in Italia, almeno tre, se non quattro. Intanto c'è la grande mostra di Pallottino che inaugura un vero e proprio tour europeo e che rilancia, in fondo, che fa scoprire la cultura etrusca a quei tanti spazi, musei pubblici che la conoscevano solo per sentito dire, circolando vero e proprio per tutta Europa. La tappa a Milano è la seconda dopo Zurigo. In quell'anno il calendario Olivetti, che era molto popolare, viene dedicato alla pittura etrusca, secondo me a causa di Ragghianti, non ne ho le prove, però Ragghianti con Olivetti collaborava da molti anni. In occasione di questa mostra è interessante, è pensabile che sia stato proprio Ragghianti a suggerire alla Olivetti di dedicare il calendario proprio nell'anno della circolazione alla grande mostra alla cultura etrusca. Non è irragionevole supporlo, benché io sia l'unica fino a questo momento, mi risulta, ad averlo supposto. Ora, Ragghianti recensisce la mostra di Pallottino su Sele Arte, la recensisce con toni di entusiasmo, in qualche modo riconosce il merito di aver ottenuto prestiti straordinari da parte di grandi musei stranieri che finalmente concorrono a rappresentare degnamente una cultura che a questo punto viene definita tra le più rilevanti del mondo antico. L'unica cosa che gli rimprovera è di non essersi ricordato delle sue mostre tenute a Firenze nel 51-52. C'è già una sottile, come dire, un sottile rimprovero appunto alla cultura archeologica di dimenticarsi dei contributi suoi, in particolare della storia dell'arte, cosa che purtroppo certe volte continua ad avvenire. Siamo nel 55. Un altro grande, la terza grande cosa, la grande questione che riguarda la cultura etrusca in Italia in quell'anno è il riallestimento del Museo di Villa Giulia, opera dell'architetto romano Franco Minissi. E anche in questo caso, la posizione di Ragghianti è antitetica rispetto a quella di tutti gli altri esperti d'arte, non è soltanto una, e di archeologia naturalmente, è una questione museografica certamente, ma non solo. Il problema è che come l'allestimento può contribuire a fare cultura, quindi a insegnare. Molto di più che un'istanza soltanto decorativa, l'allestimento diventa uno strumento di comunicazione, uno strumento di educazione del pubblico. Ora, è interessante che Sele Arte e Ragghianti sono entusiasti dell'allestimento di Minissi, di cui qua vediamo due immagini, il sarcofago degli sposi sotto l'esedra e esattamente la galleria superiore proprio al di sopra.
ampliamento, riallestimento, riorganizzazione e ridistribuzione dei reperti valorizza, secondo Ragghianti, le opere esposte in base a un criterio che a lui stava particolarmente a cuore, cioè la loro qualità estetica, in modo tale da attivare percorsi di apprendimento del pubblico e di attiva valorizzazione degli oggetti. I musei archeologici in modo particolare, prima di questo allestimento, erano in generale scuri. L'ambiente Ragghianti lo descrive con parole di scherno vero e proprio, ambienti e arredamento tra funebre, umbertino e fascista, ma sempre in un clima singolarmente scaramantico. Si permette di ridere Ragghianti a quegli archeologi che preferiscono i reperti esposti in ambienti del genere piuttosto che in ambienti chiari, luminosi, con vetrine ben leggibili e con spazi moderni. Qui c'è un dibattito enorme che si apre, e cioè di nuovo il rapporto fra allestimento moderno, città moderna, architettura moderna e spazi e oggetti ed elementi antichi. Ragghianti è l'unico a accettare questo moderno di Minissi, anzi a applaudirlo, a esserne felice. Bianchi Bandinelli lo stronca sul contemporaneo e lo stesso Pallottino e altri archeologi parlano malissimo di questo allestimento. Quindi di nuovo la posizione di Ragghianti è del tutto unica nel dibattito in Italia in quel momento. Salto altri passaggi meno rilevanti, forse anche se significativi, riservandomi di presentarli nel saggio che appunto è in pubblicazione. Vengo all'ultimo momento produttivo, positivo, che Ragghianti dedica agli Etruschi, che sono il Critofilm, le urne etrusche di Volterra, del 57, e che poi diventa l'ultima mostra, appunto con lo stesso titolo, dedicata alla scultura tardo-etrusca di Volterra, organizzata alla Strozzina nel 1964 con la collaborazione di Clelia Laviosa, che firma il catalogo dell'archeologa. Allora, due parole in particolare sul Critofilm. Ragghianti è un convinto sostenitore delle potenzialità didattiche e culturali del cinema. Non è l'unico in Italia, citavo Cecchi, qualche altro documentarista, non tantissimi in realtà negli anni 50. Una decina forse in tutta Italia. Però è molto importante che il cinema venisse visto da alcuni in questo modo. Il linguaggio del cinema è dotato di maggiore, cito, potenza di rivelazione e di convinzione, tanto più immediata e diretta rispetto alla parola. E quindi i Critofilm sono prodotti sempre in sodalizio con Olivetti, riguardano tante cose, di nuovo gli interessi di Ragghianti spaziano sul fenomeno estetico in tutte le sue sfaccettature, riguardano città d'arte, grandi maestri del 400 e anche appunto le urne etrusche di Volterra, che vengono indagate da una macchina da presa che si propone un'intensità analitica e una pregnanza di sguardo capace di rivelarne dettagli pittorici e vibranti, come recita il testo, molto colto ma sempre molto comprensibile, che accompagna le immagini. Io ritengo importante, qui ne vediamo una che poi fu appunto, era una delle urne esposte e pubblicata nel catalogo della mostra del 64, io ritengo importante segnalare che le urne venivano illuminate, per esempio, da spot a occhio di bue, talvolta, non sempre, ma talvolta addirittura da spot a occhio di bue, con luci molto teatrali, quindi suggestive oppure radenti, inquadrate non solo frontalmente, ma di scorcio, in modo da rivelarne diversità di stile pur nell'identità del soggetto. Apparentemente ripetitive, le urne mostrano così, i rilievi etruschi mostrano così una varietà
di stile e di linguaggio plastico straordinaria. Si ribadisce, dunque, proprio attraverso questo sguardo che il cinema permette, che la tarda scultura etrusca non è una copia dell'ellenismo, ma espressione artistica autentica nel clima dell'ellenismo, il che è molto diverso. Particolari, fantasiosi e vari sono evidenziati dallo scorrere molto lento dello sguardo della macchina lungo scene sempre molto tumultuose. Seguono l'azione di un personaggio, i suoi gesti, i volumi torniti, le espressioni vive. E il commento ribadisce che queste peculiari qualità della tarda scultura etrusca diventano ispirazione viva per maestri della scultura italiana, da Nicola Pisano a Arnolfo Di Cambio, da Giovanni Pisano a Donatello, a Leonardo e a Michelangelo. Mentre la macchina da presa insiste sui dettagli più adatti per ciascuno degli autori qui citati. Addirittura certe volte le luci sono poste alle spalle dei rilievi, che sono di alabastro e di cui quindi viene rivelata la trasparenza, una trasparenza intarsiata da nodi e venature. Insomma, è qualcosa di completamente nuovo, forse arbitrario, forse non condivisibile, ma che certo permette una visione dell'arte come non si era abituati a avere, e come nell'allestimento della mostra del 64 alla Strozzina si vorrà continuare a fare, proponendo accanto all'opera delle vere e proprie gigantografie di dettagli. Un procedimento straordinariamente nuovo per l'epoca, molto moderno, molto particolare, che consente al pubblico proprio di vedere le cose in un altro modo, guida lo sguardo. Di nuovo, il contributo di Raghianti in questa mostra importante è sottovalutato dagli studiosi successivi, benché la stessa Laviosa lo riconosca nel suo testo. Il catalogo non contiene testi di Raghianti, ma la Laviosa dice: la mostra è nata per impulso e col contributo di Carlo Lodovico Raghianti. Cosa voleva dire impulso nel caso della curatela di Raghianti o del lavoro di Raghianti? È stato molto, molto esaminato quello che Raghianti faceva in occasione delle mostre alla Strozzina, in particolare da Elena Pontelli, in uno studio pubblicato nel 2018 in uno dei quaderni delle edizioni della Fondazione Raghianti, che si chiama Mostre Permanenti, Carlo Lodovico Raghianti in un secolo di esposizioni. Raghianti ideava le mostre, le curava, le comunicava, si occupava dell'allestimento, del finanziamento, della promozione, era continuamente in sede. Peraltro troviamo già nel 1947 una lettera di Raghianti, quindi all'indomani della guerra, proprio sulle urne etrusche di Volterra. Aveva coltivato questo desiderio per 10 anni al Critofilm e addirittura 17 anni per la mostra. Sono proposti 38 rilievi e 15 sarcofagi con figure giacenti, che sono definite ritratti in catalogo, tutti provenienti dal museo Guarnacci, come dicevo, è un successo, ma è un successo non sufficiente a giustificare le spese, che questa volta sono ingenti e che costringe alla sospensione per circa un anno di attività appunto della Strozzina. È l'ultima occasione in cui Raghianti si occupa di etruschi, sia alla Strozzina sia su Sele Arte. L'ultimissima cosa che voglio ricordare, ringraziandovi per l'attenzione e per la pazienza, è che negli anni precedenti, in particolare nel 62 e ancora qualche anno prima, Raghianti, cioè Sele Arte con lui, si fosse occupata di recensire, di applaudire al metodo Lerici. Il metodo Lerici, Carlo Morillo Lerici era un ingegnere che aveva avviato questa metodologia, questa fondazione con il Politecnico di Milano, e che aveva scoperto, aveva impiegato per primo
il georadar e alcune apparecchiature in grado di misurare la resistività elettrica delle aree sotterranee agli scavi archeologici, potendo dunque scoprire i vuoti al di sotto della terra e quindi potendo andare a lavorare su zone delicatissime come la necropoli dei Montarozzi a Tarquinia senza l'impatto devastante, molto distruttivo che l'archeologia così un po' casuale degli scavi liberi fatti senza un metodo coadiuvato dalle risorse più contemporanee dell'ingegneria poteva avere. Quindi andando a scavare, sapendo dove si potevano trovare i vuoti, andando a esplorare addirittura quei vuoti mediante una sonda che conteneva un'apparecchiatura ottica che permetteva di fare una vera e propria prova all'interno della tomba, si andava a scavare con una diversa cognizione di causa. Per Tarquinia l'uso del metodo Lerici è decisivo, ma anche poi per la necropoli di Cerveteri e per Vulci. Importantissimi i risultati che sono stati dati da Lerici e dal suo metodo, appunto, dell'archeologia italiana. Uno dei primissimi a parlarne è di nuovo Carlo Lodovico Ragghianti in Italia. Vi ringrazio molto, concludo con questa bellissima foto di Licia Collobi e Carlo Lodovico Ragghianti che fanno quello che gli storici dell'arte in primissima istanza dovrebbero sempre fare tutti, e cioè guardare le opere. Grazie mille. Grazie Martina Corgnati, complimenti per questa bellissima relazione, ma avendo introdotto lascerei subito la parola ad Alessandro Tosi che si è potuto connettere, ho visto pochi minuti dopo l'inizio, e quindi lascio a te per primo la parola, Alessandro, per considerazioni. No, grazie prima di tutto per scusarmi di questo inconveniente tecnico, va bene, problemi della rete, ma insomma superati e da questa bellissima conversazione di Martina Corgnati, che davvero ringrazio di cuore da parte del museo e quindi da parte anche dell'amministrazione comunale, della persona anche della nostra presidente Virginia Mancini, la professoressa Virginia Mancini, che porta i saluti appunto anche del comune, e da parte dell'Ateneo, del suo sistema museale, quindi della professoressa Chiara Bodei, la presidente del sistema museale. Ringrazio il polo multimediale dell'Ateneo e Vladimiro D'Angella e tutto lo staff per il supporto tecnico, sempre prezioso, ripeto, scusandomi ancora una volta per questo inconveniente. Io devo dire, così non voglio commentare, anche no, ci sarebbe molto da dire, perché Martina ha saputo aprire davvero un contenitore straordinario di storie nella storia, queste storie dal Novecento che davvero ci stanno entusiasmando, e l'ha saputo fare, devo dire, con molta raffinatezza, anche in un bellissimo percorso intellettuale, e così che esalta quelle che sono le intuizioni intellettuali di un grande maestro come proprio Carlo Lodovico Ragghianti. In questo davvero le storie si intrecciano con la contemporaneità e il fatto appunto che siano narrati all'interno di questo contenitore condiviso tra Pisa e Lucca, tra il Museo della Grafica, il che vuol dire l'eredità di quel gabinetto di segni e stampe fondato da Ragghianti, supportato da Adriano Olivetti, e le storie allora diventano storie di affetti, di complicità intellettuali, di, ripeto, intuizioni straordinarie. Quanto ci mancano oggi queste intuizioni, queste aperture. Ragazzi, davvero in questo forse è stato veramente tra i più grandi a intuire le cose, a anticiparle, a trasmetterle agli allievi. Insomma, sono storie, ripeto, soprattutto per noi, per la Fondazione Ragghianti, per chi insomma in qualche modo raccoglie e continua questa eredità così, così bella, così preziosa come quella della lezione proprio di Ragghianti. Quindi sono bellissime queste occasioni ulteriori di riflessioni che Martina Corgnati ci ha offerto
in modo così brillante, bellissima la storia del calendario Olivetti, tra le tante che mi sono appuntato. Caso vuole che, per esempio, in questo momento siamo chiusi come museo, ma attualmente avremmo in corso una mostra proprio su Adriano Olivetti, Adriano Olivetti e la Toscana, che racconta giusto appunto questi rapporti tra Olivetti, Raghianti, quindi allora se le arte, i critofilm che sono in mostra, insomma, questo è allora un invito, Martina, proprio a riaverti quanto prima alla riapertura, proprio magari con Paolo, per tornare magari a riflettere su questi argomenti, magari ecco sullo sfondo anche di questa mostra. Oltretutto, questo ci tenevo a ricordarlo perché mi fa proprio personalmente molto piacere avere Martina Corniati qui stasera. Ricordo qualche anno fa, giusto una ventina, quando ci siamo proprio incontrati a Palazzo Lanfranchi, perché Martina Corniati ha curato a Palazzo Lanfranchi una bellissima mostra, e qui gli affetti, ripeto, si aggiungono ulteriori e ancora più forti, di Gianni Bertini, una bellissima mostra su questo grande artista pisano. Ripeto, trame di affetti che mi auguro possiamo rintessere quanto prima. Quindi questo è un altro fatto che volevo ricordare a margine proprio dell'incontro di stasera. Ripeto, moltissime tracce, moltissime trame, moltissimi percorsi che Martina Corniati ha saputo così svelarci, e per cui veramente la ringraziamo di cuore. Paolo, ti do la parola proprio per ulteriori considerazioni. Grazie Alessandro, e anche per aver ricordato appunto questi bei legami appunto che diciamo si sono intessuti storicamente anche nell'attualità tra le nostre istituzioni. Ma io vorrei porre, alla luce della trattazione, che peraltro diciamo ci rende molto curiositi appunto dalla lettura che potremmo fare del saggio che Martina Corniati ha scritto, attualmente in corso di pubblicazione per l'Università di Palermo, ma vorrei porre una domanda riguardante quelle che lei ritiene essere le principali motivazioni di questa sorta di esclusione del nome di Raghianti. So che è una domanda difficile, rispetto alla bibliografia, rispetto agli studi sull'arte etrusca, se non altro in Italia, tanto più considerando che veramente le mostre di Raghianti, specialmente quelle dei primi anni, della prima metà degli anni 50, furono pionieristiche. Ora, è evidente che da una parte ci dovette essere, da parte degli archeologi, una sorta di, come possiamo dire, di gelosia e anche di diffidenza nei confronti di uno storico dell'arte che si vuole misurare anche con un terreno di studi che magari gli archeologi ritenevano loro proprio. Ma mi domando se ci siano anche delle motivazioni di carattere metodologico, oppure, lasciamo stare il caso di Ranuccio Bianchi Bandinelli, dove ci sono appunto ruggini di natura anche personale e politica, oppure appunto se sia prevalente magari l'aspetto metodologico. Insomma, interrogavo su quale possa essere l'elemento che maggiormente abbia concorso a questa vera e propria cancellazione di fatto del nome di Raghianti da una bibliografia in cui invece il suo nome avrebbe dovuto campeggiare tra i primi, se non altro per primato cronologico per molti versi. Io ringrazio molto Paolo Bolpagni per questa domanda, a cui però è davvero molto difficile rispondere. Io posso avanzare fare delle ipotesi soltanto, perché le mostre non sono affatto rimosse dalla bibliografia, le mostre di Palazzo d'Avanzati e dei Chiostri delle Oblate, ma non sono attribuite a Raghianti. Quello che è rimosso è il ruolo di Raghianti
nel lavoro scientifico e di sviluppo e di ricerca intorno a queste mostre. Come mai? Forse perché la figura dell'organizzatore culturale che Ragghianti incarna, di nuovo in modo molto in grande anticipo rispetto ai tempi, non era riconosciuta sul piano accademico in quel tempo, e poi perché sì, penso anch'io che l'archeologia si fa fatica a immaginare un'interdisciplinarietà come quella che Ragghianti ha sempre praticato come terreno proprio della cultura e lo storico dell'arte. Per Ragghianti lo storico dell'arte ha non solo il diritto ma il dovere di interessarsi del fenomeno estetico in tutte le sue sfaccettature, quindi del fenomeno artistico e al di là di quello che in quel momento veniva considerato arte, perché davvero è stato molto molto indagato e apprezzato, per esempio, gli studi sulle maschere africane, sull'arte tribale africana proposti da Sele Arte, studi e articoli divulgativi, se vogliamo, serissimi, ma condotti con linguaggio divulgativo. Per questo stesso fatto di essere espressi con linguaggio divulgativo non sono considerati contributi scientifici, e tuttavia a quell'epoca in Italia di maschere tribali africane non si interessava davvero nessuno, che non siamo la Francia delle avanguardie, dove il fenomeno si è imposto negli anni 10, no, e 20. Siamo arrivati con un notevole ritardo alla considerazione di queste cose. E di nuovo, in fondo, il mondo degli Etruschi è un mondo molto dibattuto nell'anteguerra. Sappiamo una data cruciale è quella dell'esposizione all'Apollo di Veio, prima del restauro da parte di Quirino Giglioli a Villa Giulia, poco dopo la scoperta fatta appunto da Quirino Giglioli, quindi siamo nel 19, ci vanno tutti gli archeologi, naturalmente ci vanno tutti gli artisti, ci vanno tutti i critici, ci va anche il giovane Longhi che poi ricorderà quell'esperienza, e tutti ne parlano, ma ne parlano o come un fenomeno, diciamo così, di gusto, quindi c'è un'arte etrusca dei divulgatori, oppure solo gli archeologi si ritengono in qualche modo designati e investiti della cultura adatta per parlarne in termini accademici, in termini scientifici. Questo continua anche nel secondo dopoguerra, secondo me. Questo è uno dei motivi importanti per cui il contributo decisivo di Ragghianti è stato ignorato poi alla fine nelle bibliografie, mentre non lo è stato quello di Caputo, per esempio, ma non è stato Caputo a organizzare e a volere quelle mostre in quel modo, e questo è il fatto, a volere organizzare e a presentare quelle mostre in quel modo. E allora che cos'è una mostra, no? Come oggetto culturale? Di chi è? A chi appartiene? Al sovrintendente che ha scritto il testo in catalogo, a chi l'ha voluta, pensata, organizzata, studiata, a tutte e due? È un problema anche oggi, forse, di cui penso sia interessante occuparsi. Fra l'altro io colgo l'occasione per ringraziare personalmente Giovanna Forlanelli, che è la fondatrice della casa editrice Johann & Levi ed è l'anima della fondazione, una delle anime fondamentali, insieme a suo marito Lucio, della Fondazione Rovati, che fra pochi mesi, speriamo, aprirà un museo etrusco a Milano. Museo etrusco, apertura di un museo etrusco già procrastinata per via naturalmente degli amari tempi che viviamo col Covid, ma che per me è stato, la cui suggestione è stata proprio l'inizio, la base di questo interesse, e quindi la vera e propria scoperta del fatto che è importante che gli storici dell'arte si occupino di arte etrusca, di arte arcaica, di tutte le forme del sapere, sull'onda di Ragghianti, ma sull'onda del fatto che ogni generazione deve, a mio parere, confrontare gli sguardi il più possibile per andare il più lontano possibile. Beh, grazie, sono molto colpito da queste considerazioni, e devo dire che
Sì, credo che sia stato veramente centrato uno dei punti per me fondamentali, il mancato riconoscimento, in parte tuttora riscontriamo, della figura dell'organizzatore culturale. Qui non è quasi riconosciuta, diciamo, dignità scientifica. Quindi credo che effettivamente uno dei punti sia questo. Affiderei le conclusioni ad Alessandro Tosi, ma vorrei ancora fare una brevissima considerazione rispetto ad una cosa che personalmente mi colpisce molto. Devo dire che per me, per fare autobiografia, ma le due più grandi emozioni estetiche afferenti alle arti visive della mia esistenza sono state la visione per la prima volta del Cenacolo Vinciano e quella delle tombe etrusche di Tarquinia. Quindi, come ancora negli anni 50 storici dell'arte pur di grande valore come Roberto Longhi affermassero appunto che l'arte etrusca non avesse qualità estetiche, per me è una delle cose più stupefacenti di questo mondo. Del resto è anche vero che fino alla scuola di Vienna di primo Novecento anche l'arte bizantina, che per me è uno degli altri vertici dell'arte mondiale, era ritenuta barbara e priva di qualsiasi interesse. Quindi questo effettivamente ci porta anche a concludere che la considerazione del valore estetico muta nel corso del tempo e che dei fenomeni di abnorme, diciamo, incomprensione sono avvenuti ancora in tempi relativamente recenti. In questo appunto Reghianti ancora una volta si dimostra una figura, diciamo, molto in anticipo rispetto ai propri tempi, nel caso dell'arte etrusca e non solo. Sì, infatti se posso dire ancora una cosa a proposito di questo, perché colpisce naturalmente moltissimo anche me, è proprio l'impostazione crociana di Raghianti, il suo amore, la sua pratica anche dei testi di von Schlosser e della cultura tedesca che lui aveva a disposizione prima degli altri. Ricordo che Licia Collobi era triestina, era cresciuta a Klagenfurt, parlava, era assolutamente bilingue, e quindi gli dà accesso più facilmente di altri ai vari Riegel, a tutta quella straordinaria scuola tedesca di approccio all'opera d'arte della prima metà del secolo. E Raghianti, proprio per questa sua libertà, per questo suo considerare il fenomeno artistico al centro di se stesso e non da valutare in relazione a un sistema di valori già definito, scopre, per esempio, è il primo a parlare di Canova in Italia, è in assoluto il primo a parlare della grandezza di Canova. Però, appunto, questo dipende anche da una metodologia che consente di guardare le cose al centro di un universo di valori per poi riorganizzare di volta in volta e non di inserirle in griglie già precostituite, che poi in quel momento in Italia volevano dire ancora le griglie del Vasari, naturalmente, che quindi vedono la supremazia proprio dei valori del Rinascimento e dunque il denigrare tutto ciò che non assomigliava al Rinascimento, a cominciare dall'arte bizantina, come è stato giustamente ben ricordato da Paolo Bolpagni. Poi c'è da aggiungere anche l'arte preistorica, insomma, comunque sono trame del Novecento molto interessanti, molto belle e molto complesse anche, dove insomma veramente vengono coinvolti tanti grandi figure di intellettuali, di storici dell'arte, di letterati. Certamente la figura di Raghianti spicca per... Ecco, la parola libertà di pensiero mi piace molto nel caso proprio di Raghianti, forse la più adatta a esprimere quella che è proprio questa cultura a 360 gradi che sapeva trasmettere anche agli allievi. Io vengo proprio da insegnamenti di allievi di Raghianti, quindi ho avuto la fortuna, a mio avviso, di respirare questa così articolazione di interessi, di pensieri, di attenzioni, a partire poi da quel fatto visivo che rimane, come hai ricordato, con quella bellissima ultima immagine, rimane fondamentale nella costruzione proprio teorica e estetica raghiantiana. Quindi niente, io vedo anche molti
molti like, come si dice, nella chat del nostro incontro, che mi fa molto piacere, che appunto spinge ancora a ringraziare nuovamente Martina Corniati per questa bellissima occasione di riflessioni, di suggestioni che ci hai dato, con l'invito naturalmente a rinnovarla, ripeto, quando magari torneremo a rincontrarci, a vedere appunto che ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Paolo? Grazie mille a voi. Grazie, molte grazie anche da parte mia, e beh, mi prendo anche il compito di dare appuntamento anche ai prossimi incontri del nostro ciclo Storia dal Novecento. Il prossimo sarà nel mese di maggio, e appunto ci saranno poi via i vari incontri con i relatori che abbiamo comunicato, quindi Daniela Fonti che parlerà del rapporto tra Carlo Levi e Carlo Ludovico Ragghianti, Fabio Benzi che parlerà di De Chirico, Francesco Bosetti che parlerà di Moses Levi, eccetera. Poi ci saremo anch'io e Alessandro, ma appunto Luigi Ficacci, di Bertolini. Luigi Ficacci, esatto, chi ho dimenticato? No, poi li abbiamo nominati tutti, grazie di avermi ricordato anche il nome del nostro amico Luigi. E grazie ancora Martina Corniati, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile anche tecnicamente questa diretta, al personale anche della nostra Fondazione Ragghianti, e quindi buona serata e arrivederci a tutti. Grazie ancora. Grazie.